Alexander Schumann, Zwickau, Sassonia, 1810, Endenich, Bonn, 1856, compositore tedesco, figlio di un editore umanista, August Schumann, noto per aver pubblicato un'edizione tascabile dei classici di tutto il mondo, crebbe in un ambiente familiare estremamente favorevole allo sviluppo dei suoi vasti interessi letterari e musicali, in un'epoca e in un clima nazionale percorsi dai fermenti del più schietto romanticismo. Allora, credo che si contino sulle dita di una mano le persone che non conosco in questa sala, quindi l'avrete riconosciuto, credo, tutti. È una registrazione della voce di mio padre. Allora, in terza media mi trovano una scoliosi allarmante e questo significa ore e ore di ginnastica correttiva tutti i giorni. E c'è il tempo, resta per il pianoforte, però per la scuola non resta più tempo. E allora mio papà si ingegna per farmi affrontare il liceo di registrare con la sua voce sulle piccole cassettine, sapete, i nastri, di registrare capitoli di storia, letteratura, filosofia. Ho la mia insegnante del ginnasio qui anche in sala, se lo ricorderà. E così me li faceva ascoltare la sera a cena, come la radio. Quando preparavo questo concerto, nel periodo della preparazione, mi è capitato in mano di questo nastro, ho riascoltato questi vecchi nastri, ho sentito questo capitolo su Schumann, ho detto è perfetto, chiude il cerchio veramente. E volevo inserirlo, non sapevo però come inserirlo nel contesto del concerto, volevo farlo sentire, ma non sapevo quale giustificazione portare. E così mi è venuto in mente che Schumann aveva un sistema, usava una tecnica curiosa, e cioè ricavava delle linee melodiche dalle parole. Gli riusciva molto semplice perché in tedesco le note corrispondono alle lettere dell'alfabeto, quindi ricavare da una parola come un nome di città, un nome di una persona, una linea melodica risulta relativamente semplice. A me non è venuto in mente di ricavare dalle parole di mio padre una linea melodica o farne una composizione, e mi è invece venuto in mente di prendere un estratto, una parola, e ovviamente in omaggio al concerto ho pensato di utilizzare la parola Schumann che pronuncia all'inizio mio papà, e di modificarla elettronicamente, con l'aiuto dell'elettronica, fino a farla assomigliare al suono di uno strumento musicale, uno strumento ad arco, una specie di strumento ad arco, potremmo dire una sorta di violino, una sorta di viola. E questo perché il prossimo pezzo che sentiremo è l'ultimo, è un brano del 1978 di Arvo Pärt, e si intitola Spiegel im Spiegel, lo specchio nello specchio, ed è un brano per pianoforte e violino. Lo specchio nello specchio è proprio la struttura del brano. Se voi mettete uno specchio di fronte all'altro si ottiene una progressione della stessa immagine che si allontana sempre di più, una progressione infinita. E così questo brano è costruito proprio prendendo il La centrale e facendo divergere le note a specchio, note che divergono verso gli acuti, verso i gravi. Sono note che si allontanano dal centro, ma virtualmente sono come la stessa nota, semplicemente più piccola. Il senso di voler fare questo con la voce di mio padre è di voler suonare dal vivo con lui. Per suonare con un violinista ci vuole un corpo, oltre al mio. E il corpo che ho utilizzato è quello che è di più fisico mi rimane di mio padre. Il corpo sonoro della sua voce, che è privato perché è intimo, e privato perché è sottratto.